Manette ai polsi, ceppi alle caviglie, una catena tenuta da una poliziotta come un guinzaglio e niente arresti domiciliari. Per Ilaria Salis, la 39enne insegnante milanese, comparsa oggi in tribunale a Budapest, nulla è cambiato dall'udienza del 29 gennaio che aveva sollevato tante polemiche. Da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, per la donna i legali avevano chiesto gli arresti domiciliari, ma la Corte ha rigettato la richiesta. Intorno all'attivista italiana il clima in Ungheria si è fatto pesante. Gli avvocati, l'interprete e alcuni amici arrivati per sostenerla affermano di essere stati insultati e minacciati da un gruppo di neonazisti all'ingresso in tribunale. Parlavano in ungherese con tono minaccioso, c'era vicino l'interprete e ci ha detto che ci stavano proprio minacciando, vi spacchiamo la faccia, che cosa ci guardate, ci hanno fatto delle foto, delle riprese con i telefonini e poi una volta che siamo entrati, anche dopo l'entrata ci hanno comunque... Ci dicevano delle cose in ungherese con tono minaccioso che non abbiamo capito, certo non erano cose simpatiche. Vanno sempre rispettati i diritti dei detenuti, soprattutto quelli in attesa di giudizio, come prevedono le norme comunitarie, ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si è detto preoccupato. Se si trasforma il processo in scontro politico, questo non favorisce la signora Salis.